A distanza di quasi un mese, l'ultima il 14 aprile contro il Castelnuovo, il Notaresco torna a vincere e si riporta a 3 lunghezze dalla capolista Campobasso. Considerando anche la sospensione di 2 settimane del campionato, la squadra del presidente Di Giovanni archivia nel migliore dei modi una settimana che ha visto le 2 sconfitte contro Pineto e Vastese, oltre all'increscioso episodio nel post-gara di Vasto che ha visto coinvolto, suo malgrado, il tecnico Massimo Epifani. Per l'occasione sostituito in panchina dal vice Falasca. Diversi i cambi operati rispetto allo schieramento base. Dal primo minuto si rivedono Ghiani, Dos Santos, Massarotti, Mancini e Paganin. Panchina per Frulla, Olcese e Palumbo. Senza contare le assenze di Colombatti, Bianciardi, Marcelli e Banegas, ai quali si è aggiunta quella di Blando. Dall'altra parte auto lo squalificato Perini, mister Mengo deve fare a meno anche di Cuccù e del portiere Gagliardini. Dopo appena 8 giri di lancette, doppia occasione per i rossoblù. Sulla spizzata di Speranza, però, prima Dos Santos e poi Mancini non riescono da pochi passi a trafiggere Zizzania. Il Monte Giorgio si conferma squadra ostica e con una buona organizzazione di gioco. Al 23esimo è Pampano, dalla distanza, a scheggiare la parte alta della traversa. Al 32esimo invece è costretto al primo cambio il Notaresco, alza bandiera bianca a Capitan Speranza, in campo Montuori. Al 34esimo, sugli sviluppi di angolo, è Paganin ad impensierire l'estremo ospite. Prima del riposo, però, sono i marchigiani a sfiorare la marcatura in 2 circostanze. Al 37esimo con Misin dal limite ed al 39esimo al termine di un'azione manovrata con Zancocchia. Con le immagini di Giancarlo Rapagnà passiamo alla ripresa, che per i primi minuti vede il Monte Giorgio esprimersi al meglio. Nello spazio di 2 minuti, infatti, è l'11 di Mengo a creare un doppio pericolo. Al 6° è attento Sciba sul fendente di Pampano, 120 secondi più tardi lo stesso numero 7 sulla sinistra crea scompiglio e sul suo tiro è Lupole a non arrivare ad un soffio sul secondo palo, palla gol clamorosa. Pian piano però i rossoblù di casa tornano a spingere, dal 21esimo passano, tutto nasce da un'azione d'angolo, la parabola di Acquadro trova pronto Montuori che beffa Zizzania con un tocco morbido e perfetto al tempo stesso. Grande gioia per il difensore centrale al suo primo centro stagionale. Sulle ali dell'entusiasmo il Notaresco cresce di intensità e al 30esimo trova anche il raddoppio. Il neoentrato Frulla recupera un pallone in pressing e lo cede a Dos Santos che fa qualche metro e scaglia una saetta che si infila alla destra del portiere marchigiano. 2-0, settimo gol in campionato per l'attaccante brasiliano. Passata la mezz'ora è ancora il bomber Carioca a sfiorare la marcatura sul cross di Ghiani. Palla alta di poco dopo un'uscita non impeccabile del numero 1 ospite. Al 38esimo invece, subito dopo essere uscito dal campo, Lupoli si vede mostrare il rosso dal direttore di gara dopo un battibecco con la panchina di casa. Monte Giorgio che non molla comunque fino alla fine e dal 48esimo infatti accorcia le distanze per merito del neoentrato Santoro che da pochi passi beffa Sciba. È l'ultima emozione del match con il Notaresco che festeggia la 16ª vittoria stagionale ed inizia già a pensare alla sfida di domenica contro il Cinzia al Balonga, sempre al Savini.